Buonasera a tutte e tutti, benvenuti al quarto incontro del corso di formazione dedicato all'educazione civica digitale offerto dal Sistema Bibliotecario di Fano in collaborazione con il Polo Scolastico 3 di Fano. Io sono Tommaso Paiano, insieme a me nel gruppo di lavoro ci sono la professoressa Arianna Piermattei del Polo Scolastico 3, Valeria Patregnani e Michele Tagliabracci del Sistema Bibliotecario. Michele in particolare ci aiuterà in quest'aula nella gestione eventualmente di domande in chat ed altri eventuali bisogni. Allora, nei primi tre incontri abbiamo visto in sequenza, nel primo in particolare, il ruolo di enciclopedie e dizionari nei processi di apprendimento. Abbiamo evidentemente introdotto il tema delle fonti informative, che poi abbiamo approfondito un po' di più nel secondo incontro dedicato ad ebook e riviste quotidiani da consultare, in particolare online nelle biblioteche digitali. Abbiamo introdotto anche nei primi due incontri il tema dell'analisi linguistica del testo, come aiuto, all'analisi, alla sintesi, quindi alla comprensione di testi, ma non solo poi di testi. Abbiamo anche trattato il tema delle immagini, ad esempio nel terzo incontro, quando abbiamo introdotto la questione della valutazione delle fonti informative che evidentemente non sono solo testuali, ma possono essere visive, possono essere sonore. Anche oggi parleremo sostanzialmente di valutazione delle fonti informative, però lo faremo dal punto di vista del diritto, dal punto di vista nello specifico del diritto d'autore o dei diritti d'autore, intesi come diritti morali e diritti patrimoniali. Allora, il tema è molto complesso, è veramente ampio, non lo dico per giustificarmi eventualmente in alcune mie mancanze o debolezze, diciamo, o vera e propria ignoranza, non lo dico, è talmente ampio che richiede appunto squadre di avvocati e di giuristi. Io sono un bibliotecario, quindi me ne occupo nella misura in cui mi consente sostanzialmente questo sapere, questa conoscenza che ho a disposizione, che poi provo a condividere eventualmente anche a migliorare con voi. Appunto, la uso nella misura in cui mi è sufficiente per sopravvivere. Ecco, su un tema che secondo me è al cuore dell'educazione civica in quest'epoca, nell'epoca digitale nella quale noi viviamo. Dunque, è un tema talmente ampio che poi, anche per essere trasposto in chiave didattica, offre un'infinità di occasioni, un'infinità di spunti. Io oggi con voi adotterò una modalità il più collaborativa possibile. Proveremo, se non altro, nella prima ora a confrontarci online, quindi scrivendo, condividendo materiali, mentre poi nella seconda parte magari vi darò giusto qualche dimostrazione di come si possano seguire dei percorsi consapevoli di uso e riuso delle risorse informative senza, cioè rispettando appunto quelle che sono le regole del diritto d'autore. Quindi, appunto, come trasposizione didattica l'argomento è molto utile, possono essere fatte delle singole lezioni, possono essere organizzati dei veri e propri cicli formativi, perché gli aspetti sono tanti. Allora, io adesso con voi inizio subito con un piccolo questionario introduttivo, un brainstorming più che un questionario, diciamo, sì, è un questionario che fa un po' da brainstorming, giusto per intenderci, per cominciare ad intenderci su alcune questioni che sono proprio basilari,
E per farlo, naturalmente, io condivido il mio schermo, e parto subito con una questione. Intanto, vedete, vi ho condiviso una fotografia. Io ho condiviso una fotografia che ho scattato quest'estate. Dunque, questa fotografia l'ho scattata quest'estate. Bene, se dovessi caricarla su un social, mettiamo, dovessi caricarla su Facebook, la fotografia che fine fa? Resta mia, diventa di Facebook o diventa di tutti? Questa domanda la rivolgo a voi come la rivolgo ai bambini, come la rivolgo ai ragazzi che ho in aula quando faccio lezione. Posso essere anche in presenza. Adesso, caso vuole che siamo online, per motivi che tutti sappiamo, però ecco, naturalmente io sulla LIM posso benissimo fare lo stesso, presentare la stessa fotografia e fare la stessa domanda. Per farvi rispondere, per farvi dare il vostro punto di vista su queste tre, e quindi scegliendo una delle tre opzioni che vi ho appena menzionato, apro, come ormai sarete abituati vi sarete abituati, apro Mentimeter. Quindi apro un browser, cerco Mentimeter. Mi scuserete se rifaccio sempre da zero la procedura di apertura del software, ma mi interessa consolidare con voi anche una certa abitudine nell'uso di queste piattaforme. Ripeto, non sono le uniche, però ecco, il sistema di lavoro che adotto ciclicamente ve lo ripropongo in tutti gli incontri per fare in modo appunto che emergano quelli che sono gli aspetti di continuità nell'organizzazione di un ambiente di apprendimento digitale. Certo, poi l'argomento di oggi è diverso da quello dell'ultima lezione, però vedete, alcune cose si possono ripetere uguali e identiche. Quindi apro Mentimeter, che è questa piattaforma gratuita, diciamo, nel livello base, che mi consente di creare delle presentazioni o dei piccoli questionari. Bene, apro la sezione Le mie presentazioni perché sono già registrato sulla piattaforma, quindi brevemente speriamo, ecco sì, se la rete mi aiuta, mi apre il pannello di controllo, dopodiché creo una nuova presentazione. E la domanda appunto è di chi è la foto? Creo la presentazione. Scelgo come opzione questa volta non la nuvoletta di parole, no? Che abbiamo utilizzato le altre volte, ma la scelta multipla. La domanda è appunto di chi è la foto, la ripeto qua, ma giusto perché appaia appunto poi anche nella slide di presentazione, e le risposte sono di chi è la foto, quindi di tutti. Mia, oppure del social, mettiamo Facebook, eh? Potrebbe essere qualsiasi social, diciamo. Bene, voi potete scegliere tra queste tre opzioni, cioè facendo che cosa? Collegandovi come al solito a www.menti.com e usando il codice 285361 9. Ripeto, 285361 9. Se volete lo metto anche, provo a metterlo nella chat, il codice eventualmente, se vi potrebbe essere utile, ma non me la fa aprire. Ok, va bene. Vedo che le risposte cominciano ad arrivare, siamo abbastanza in aula. Io mi scuso se si sente qualche tuono di sottofondo, ma insomma ha cominciato a piovere, è finita l'estate oggi, quindi ha iniziato subito col botto, ha iniziato. Ecco, allora la domanda che sto rivolgendo a voi la rivolgo anche ai bambini e ai ragazzi, uguale identica. Voi rispondete da adulti, non dovete rispondere da bambini eventualmente. Quindi tenete conto che questo è un esercizio di cittadinanza che stiamo facendo ora, forse uno dei più importanti della nostra epoca, la proprietà, il diritto, diciamo, legato alla proprietà privata. La proprietà pubblica è fondamentale, la storia della nostra società.
Direi che forse la domanda è il motivo per cui ci sono tante contraddizioni. Quindi rispondere bene a una domanda come questa può diventare un punto di partenza decisivo. Vi faccio rivedere rapidamente la fotografia per chi fosse entrato, se qualcuno è entrato eventualmente in ritardo non l'avesse vista. Questa è la foto, appunto, che io ho scattato e che poi dopo ho caricato sul social, su Facebook nello specifico. E vi faccio la domanda. Una volta che l'ho caricata sul social, la foto di chi è? Di tutti? Mia o di Facebook? Vedo che la maggior parte sta rispondendo di tutti. Io vi aspetto, naturalmente, questa è davvero una domanda importante. Iniziamo la lezione appunto con la domanda delle domande, dopodiché tutto il resto naturalmente servirà per rinforzare eventuali le nostre conoscenze. Siamo a 24 risposte. Se non ce ne sono più, posso anche andare avanti, ma eventualmente adesso per sicurezza, ripeto, per rispondere basta cliccare sul browser www.menti.com ed inserire il codice che vedete qua sovrimpresso, 285361 9. Non arrivano più risposte, ma insomma per me sono sufficienti per poter iniziare la lezione. Tra l'altro 24, 25 in genere è il numero di alunni che si possono trovare mediamente in un'aula. Quindi come simulazione d'aula, come lezione simulata, può essere anche significativa. Bene, vedo che non arrivano più risposte, tutti avete risposto, cioè la maggior parte ha risposto con la foto è di tutti, una persona generosamente mi ha lasciato intatta la proprietà e tre invece hanno risposto di Facebook. Allora, prima lezione di cittadinanza, la legge non ammette ignoranza. Quindi se, come dire, la creazione di qualcosa, no? Di un'opera, nello specifico, è tutelata dal diritto d'autore, significa che questo diritto, questo insieme di diritti, eventualmente noi li dobbiamo, o li conosciamo o non li conosciamo. Se vogliamo agire con consapevolezza, li dobbiamo conoscere. Qualcuno ce ne deve aver parlato, ce ne deve aver spiegato, oppure semplicemente abbiamo aperto un libro, abbiamo aperto un sito web e ci siamo documentati. Quindi, non è possibile che ci siano differenze, cioè come dire, il fatto che ci siano risposte diverse è già lascia intendere che c'è qualcosa che non va, no? Che se non altro in questo ambiente di apprendimento in cui siamo ora, con qualcuno dovremmo pure chiarirci, no? Perché non è possibile che cioè davanti a una legge si risponda davanti a una questione che rinvia a norme di legge, appunto, si risponda in maniera diversa. In questo caso avete avuto tutti, qua la maggior parte ha avuto la stessa risposta, però vedrete tra un attimo che non, quello che noi percepiamo e quello che noi, le idee che ci facciamo delle volte sono un po', come dire, improvvisate e non basate su uno studio, una consapevolezza davvero limpida e trasparente. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', questa è la foto che vi ho fatto vedere. Vediamo un po' che cos'è il diritto d'autore o copyright. Ormai noi le utilizziamo indistintamente i due termini, anche se hanno tradizioni diverse. Voi potete parlarne con i vostri allievi di questa terminologia, di questo lessico minimo, no? Che riguarda il diritto d'autore. Quella di oggi, naturalmente, non è una lezione fatta da un avvocato, quindi io non utilizzerò sempre, come dire, terminologia giuridica, anche se dovendo trattare di una legge non posso fare a meno di utilizzarla, di utilizzare delle parole che vengono direttamente dalla legge, no? E quindi è anche un'occasione, se vogliamo, per introdurre alcuni termini, che non lasciano dubbi, appunto. Quindi, copyright viene dalla tradizione anglosassone, se noi lo traduciamo letteralmente, lo traduciamo con diritto di copia.
Invece, nella tradizione giuridica continentale si parla di diritto di autore, cioè diritto di copia e diritto d'autore. Vedete, gli anglosassoni hanno insistito sulla questione, diciamo, materiale, sulla questione relativa alla cosa, mentre nella tradizione continentale si insiste sulla soggettività, sul diritto d'autore. L'autore è il soggetto, la copia è l'oggetto. Vabbè, adesso noi non dobbiamo stare a fare naturalmente una lezione di giurisprudenza e quindi non ci soffermiamo troppo su una questione che potrebbe anche ormai risultare oziosa, giacché le due tradizioni giuridiche si stanno, come dire, poi anche livellando, si stanno unendo e ci sono delle differenze, ma per la maggior parte cominciano ad essere, il contenuto comincia ad essere condiviso. Quindi che cos'è il copyright? Che cos'è il diritto d'autore? È un istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento di una serie di diritti di carattere morale e patrimoniale. A chi deve riconoscere questi diritti? All'autore originario dell'opera. Quindi l'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera. Bene, io leggo, come dire, riprendo la fonte da Wikipedia, però vedete, cerco naturalmente di introdurre con voi dei concetti e un linguaggio che sia, è un linguaggio, che sia appunto anche pertinente. Ma adesso usciamo, come dire, da una definizione generica e andiamo a vedere che cosa dice la legge. La legge in Italia sul diritto d'autore è quella del 1941, praticamente promulgata in piena Seconda Guerra Mondiale, la legge 633, che naturalmente da allora fino ad oggi è stata aggiornata tantissime volte. Allora, che cosa recita l'articolo 1 della legge? Lo devo fare, stiamo facendo educazione civica, quindi un po' di, come dire, qualche riferimento a delle norme ve lo devo dare. Allora, l'articolo 1 ci dice che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo. Opere dell'ingegno di carattere creativo. Questa è una terminologia, un lessico che noi dobbiamo introdurre. Poi vedremo, più avanti vedremo anche meglio perché. Allora, quindi ai sensi di questa legge, le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono a che cosa? Quindi alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia. Poi, naturalmente, visto che la legge è stata aggiornata nel corso del tempo, si sono uniti anche software e banche dati più recentemente. Quindi la legge 633 del 41 protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo. Che cosa significa questo di fatto? Poi come si traduce? Ho finito con la citazione di articoli di legge, non vi preoccupate, non devo fare una carrellata normativa. Però all'articolo 6 ci specifica la legge che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore, cioè tradotto in parole povere, il proprietario dell'opera dell'ingegno è quello che l'ha creata. Articolo 6. Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera. Cioè, la fotografia l'ho fatta io? Se la fotografia l'ho fatta io, è mia. E non è affatto semplice anche proprio perderli questi diritti. Anzi, direi la legge è così chiara su questo che a me mi basta averla creata per dichiararla mia. Quindi, tornando alla fotografia iniziale, poi adesso andando anche avanti vi spiegherò meglio, però tornando alla fotografia iniziale, la risposta esatta è che la foto è mia. La risposta esatta non è che la foto, siccome l'ho caricata sul social, diventa di tutti o diventa del social. No, la legge dice esattamente il contrario. Siccome la fotografia l'hai fatta tu, Tommaso Paiano, la fotografia è tua. E sei tu, Tommaso Paiano, eventualmente, che decidi come condividerla con gli altri, come farla circolare. Sei tu, eventualmente, che decidi come concedere dei diritti d'uso agli altri. Bene, quanti diritti mi genera
la creazione di un'opera dell'ingegno. Cioè, quella fotografia che ho fatto al mare quest'estate, in un paesaggio che naturalmente non è frutto del mio ingegno, il paesaggio c'era anche prima, e come dire, non è, da un punto di vista creativo, non mi sono dovuto sforzare moltissimo. La fotografia si intitola Smart Working perché lì per lì in quel momento non si parlava d'altro che di smart working e quindi era un po' l'ambiente di smart working per me ideale, ci ho voluto giocare un po', ci ho messo un po' di creatività, diciamo, ecco. Allora, già semplicemente quello, aver fatto quello scatto lì, avere prodotto quindi un'opera dell'ingegno mi genera tutti questi diritti. Qua c'è davvero da lavorare per decenni, non a caso ci sono studi di avvocati, che si occupano solo di proprietà intellettuale, che si occupano di diritto d'autore, cioè ci sono appunto migliaia di persone che lavorano intorno a questa, alla gestione di questi diritti. I diritti sono di due tipi, sono di tipo personale, quindi sostanzialmente diritti morali, e di tipo patrimoniale, quindi di sfruttamento, diciamo, economico. Allora, i diritti di tipo personale sono inalienabili, cioè significa che quella foto l'ha fatta Tommaso Fajano, cioè dovunque essa giri, il diritto morale resta mio. Cioè io non posso scaricare su altri la responsabilità di quella foto, evidentemente, vista in negativo. Vista in positivo, cioè quella foto rimarrà nel corso del tempo, da qui in avanti, rimarrà sempre associata dal punto di vista morale a Tommaso Paiano. Quello che invece eventualmente può essere alienato è il diritto patrimoniale su quella foto lì, per cui sono diritti di utilizzo economico. Allora, ripeto, la foto l'ho fatta io, quindi da un punto di vista morale è mio ed è mia anche da un punto di vista economico, punto. E nessuno me la può strappare. Sono io che decido se concedere eventualmente qualcuno di questi diritti, oppure, nel caso voi questa foto vi piacesse così tanto e decideste di utilizzarla, vi posso obbligare a chiedermi l'autorizzazione. Anzi, non è che vi posso obbligare, voi siete obbligati. Se siete, come dire, se avete voglia di utilizzare quella foto lì, voi dovete chiedermi l'autorizzazione. Allora, vado avanti. Vabbè, qua c'è una specificazione sui diritti morali. Che cosa succede, appunto, ad esempio, con un testo? Io vi ho fatto vedere, ad esempio, una foto, no? Adesso questo esempio di plagio io ve lo faccio più che altro centrato sul testo, no? Vediamo che cosa ci dice un collega che ha scritto su questi temi. Allora dice, il lettore, quando si cimenta come autore, deve conoscere le tecniche di uso corretto delle informazioni per evitare di incorrere nel plagio. È considerato plagio ciascuna di queste azioni: presentare come propria l'opera di qualcun altro. Cioè, voi prendete la foto che ha fatto Tommaso, e ci mettete il vostro nome, ad esempio. Oppure prendete la poesia che ha scritto Tommaso Fajano, il romanzo, o qualsiasi cosa abbia scritto Tommaso Fajano che abbia un valore creativo, ci mettete il vostro nome, evidentemente. State disattendendo alle, come dire, alle norme stabilite dalla legge sul diritto d'autore. Quindi potete anche copiare idee di qualcun altro senza citare la fonte, ad esempio. Potete prendere una parte di quella fotografia o la parte di un testo e, come dire, utilizzarla per i vostri scopi senza citare la fonte. Oppure vi scordate di mettere le virgolette quando citate. Ecco, anche lì si tratta di un caso, ad esempio, di plagio. Fornire informazioni scorrette sulla fonte di una citazione. Vi ricordate all'inizio, il primo incontro, quando lavoravamo sulle enciclopedie dei dizionari, io vi ho fatto presente che quando insegniamo ai ragazzi a copiare e incollare, la prima cosa che dobbiamo insegnarli a fare è quella di citare innanzitutto la fonte e soprattutto di citarla in maniera corretta, perché se cambiamo il nome a una fonte, ci stiamo sostanzialmente cacciando in una situazione cioè, stiamo generando una situazione di plagio. Oppure un'altra situazione di plagio può essere sostituire le parole mantenendo la struttura del periodo senza citare la fonte, copiare parole e idee da una fonte in quantità tale da farle diventare la parte più consistente della propria opera senza citare la fonte. Allora, questi sono alcuni casi, di plagio che possono essere generati appunto utilizzando del testo, ma la stessa cosa può essere trasferita con le dovute,
con i dovuti accorgimenti anche sulle immagini. Allora, che cos'è il plagio? E questo è più generico. Il plagio è l'illecita appropriazione e divulgazione sotto proprio nome di un'opera o parte di un'opera che è frutto dell'ingegno altrui, soprattutto in campo artistico e letterario. Allora, l'opera, la fotografia l'ho fatta io. La fotografia, la legge dice che è mia. Se qualcuno la usa senza chiedere sostanzialmente l'autorizzazione, senza rispettare l'eventuale condizione che io metto, si caccia sostanzialmente nel plagio. Si espone a questo tipo di accusa. Bene. Riepilogando. Quando si scatta una fotografia, quando si scrivono due versi di una poesia, si scrive un romanzo, un racconto, si scrive una canzone, si registra della musica, per definizione, sin dal momento della creazione, nel momento in cui, diciamo, l'idea è passata dalla vostra testa, su un supporto, quindi è stata registrata, ecco, quindi avete sostanzialmente, abbiamo prodotto un'opera dell'ingegno, la legge ci dice che abbiamo, conserviamo, deteniamo su quell'opera lì tutti i diritti possibili e immaginabili. Questi diritti, ci vengono riservati dalla legge, addirittura 70 anni dopo la nostra morte. Quindi, la fotografia del mare, smart working, l'ho fatta quest'estate, io sono ancora vivo, almeno credo. 70 anni dopo la mia morte, i figli dei miei figli potranno eventualmente godere ancora dei diritti, evidentemente morali, perché morali abbiamo detto sono inalienabili, ma anche patrimoniali. 70 anni dopo la morte. Dopo 70 anni. Dopo se, i 70 anni dopo la morte, l'opera diventa di pubblico dominio. Per farvi un esempio concreto, Giacomo Leopardi è morto da più di 70 anni, la sua opera è di pubblico dominio. Manzoni, idem. Pirandello, idem. Calvino, no, Calvino non è morto da più di 70 anni, quindi la sua opera è ancora di proprietà dei suoi parenti. Per cui, se noi non chiediamo ai parenti l'autorizzazione per utilizzare eventualmente un suo scritto, ci cacciamo, come dire, nei guai e appunto ci esponiamo al plagio. Quindi la regola è il copyright di default, cioè creazione dell'opera, massimo dei diritti, scadono i diritti dopo 70 anni della 70 anni della morte dell'autore, diventa di pubblico dominio. Questa è la regola. L'eccezione qual è? Perché ci sono delle eccezioni. Pensate quando venite in biblioteca a prendere in prestito un libro. Bene, il libro, voglio dire, lo prendete in prestito gratuitamente. Non c'è nessuno che vi chiede, non dovete chiedere l'autorizzazione per poter prendere in prestito il libro. Cioè, lo trovate sullo scaffale, fate la registrazione di una transazione che è solo appunto per prendere nome e cognome. Quindi, in quel caso, come dire, le biblioteche hanno, possono godere di un'eccezione alla regola, che è quella della possibilità di far circolare con il prestito gratuito le opere di altri autori. Non le abbiamo scritte noi bibliotecari, le opere che vedete qua alle mie spalle, no? Sono scritte da altri, eppure noi li diamo in prestito, le facciamo circolare. Perché la legge, quindi la legge, non i bibliotecari, la legge ha stabilito delle eccezioni. Bene. Queste eccezioni sono definite dall'articolo 65 e seguenti. Andatevele a leggere. Se volete fare consapevolezza digitale, se volete fare educazione civica, questa legge in qualche modo dovete andare a sfogliarvela. Adesso non vedremo tutte le eccezioni, anzi non ne vedremo nessuna di queste eccezioni stabilite dalla legge, perché appunto è anche abbastanza lungo il discorso, no? Ma perché poi noi dobbiamo anche capire invece se ci sono altre eccezioni che possiamo eventualmente utilizzare. E le altre eccezioni, vedete, in questo grafico semplice semplice, sono le altre eccezioni sono stabilite dal titolare dei diritti. Cioè, io ho fatto quella fotografia lì, la legge dice che è mia, bene, e io posso decidere di tenermela chiusa nel cassetto, posso decidere di divulgarla,
divulgarla e, come dire, farla vedere agli altri, ma posso, come dire, posso riservarmi, mi riservo il diritto di farmi chiedere l'autorizzazione tutte le volte che qualcuno vuole utilizzare quella fotografia, che ne so, per fare la pagina del sito web, oppure per fare la slide da presentare al convegno, oppure per fare la copertina di un libro su quanto è bello il mare meridionale, e quindi metterlo in commercio. Quella fotografia lì posso decidere, appunto, siccome mia, di quali sono le condizioni d'uso. Dal momento che ho questo pieno diritto, è chiaro che posso anche dichiarare che rilascio, faccio circolare l'opera concedendo agli altri alcuni diritti. Sono io, Tommaso, che stabilisco quali sono le eccezioni. Ne vedremo alcune, ne vedremo. Per ora, per capire meglio, per cercare di capire meglio, ripeto, non si può in un corso di un paio d'ore pensare di diventare esperti su un tema così esplosivo, perché è veramente esplosivo il tema, oggi come oggi, dove tutti siamo diventati potenzialmente autori. Cioè, di fatto lo siamo autori, poi dopo qualcuno è bravo a fare delle cose, c'ha talento, qualcun altro no, però grosso modo i mezzi di produzione delle opere dell'ingegno ormai sono alla portata di mano di tutti. Tutti possiamo produrre in qualsiasi momento audio, video, quindi immagini e testi da far circolare in tutto il mondo, mettendolo a disposizione di miliardi di persone. Per cui voi capite l'importanza anche solo del concetto di diritto d'autore, no? Bene, per farlo facciamo un piccolo esercizio, vi faccio insieme a voi un piccolo esercizio proprio basilare, ma che ci consente appunto anche di collaborare a vedere alcuni aspetti. Allora, come faccio a fare questo esercizio? Vado nella cartella di Drive dove... Ah, tra l'altro, guardate, sto guardando qua, bisogna... Adesso mi è caduto l'occhio, scusate, mi è caduto l'occhio sul registro presenze. E vabbè, quando facciamo la pausa ve lo giro. La pausa vi giro il link al registro presenze. Dunque, sono nella cartella Educazione Civica Digitale Fano. Questa cartella è condivisa con voi dentro la Classroom anche. Qua dentro ho vari documenti, vedete documenti oppure slide. Ci sono anche naturalmente i Jamboard, le lavagne che abbiamo aperto nelle lezioni scorse. Sempre in questo spazio personale, adesso vado a creare non un documento, neanche un foglio o un modulo, ma creo una presentazione, quello che chiamiamo PowerPoint, anche se non è un PowerPoint, evidentemente, perché non lo stiamo aprendo su una piattaforma di Microsoft, ma su una piattaforma di Google. Allora, in questo caso la presentazione io posso crearla e condividerla. Ormai avete capito, per chi no, eventualmente non lo sapesse, che tutti i documenti che vengono aperti dentro Drive, i tipi di file che vengono aperti dentro Drive, sono immediatamente condivisibili con tutti gli altri. Allora, questo file, questa presentazione, la chiamo mostra digitale. Chiamiamola così, mostra digitale. Ci esercitiamo per creare una mostra adesso, una mostra digitale. Allora, ripulisco un po' da queste cose. E cosa ci metto qua? Ci metto la fotografia che vi ho fatto vedere poco fa. Quindi cambio slide, vado su un'altra slide, sempre di Google, seleziono l'immagine, tasto destro, vi faccio vedere anche questa cosa, eventualmente anche per rendervi conto della facilità d'uso dell'ambiente digitale. Quindi tasto destro, copia, torno sulla nuova slide che ho aperto, tasto destro, incolla e la fotografia è immediatamente trasferita qua. Ok? Bene, questa fotografia ho detto è mia, quindi ci metto il mio nome, Tommaso Paiano, virgola, la intitolo. Gli do un titolo, le do un titolo, Smart Working, e il titolo dell'opera è questa. Adesso gli metto un anno, 2020, punto.
A questo punto riduco il testo, cioè riduco il testo, lo modifico, lo seleziono, gli metto anche un corsivo, qua sul nome lo faccio diventare grassetto, grassetto, quindi clicco su B. Bene, allora questa fotografia è mia, non avevo dubbi, l'ho scattata io, ci ho messo anche il mio nome, ci ho messo anche un titolo e un anno. Adesso, se voi avete avuto modo di leggere la mail che vi ho mandato 2 giorni fa, avrete letto che vi invitavo a tenere sul vostro computer disponibile una fotografia che avete scattato voi, perché vorrei condividere con voi questa presentazione e creare in maniera collaborativa con voi una mostra digitale di fotografie, di nostre fotografie. Come faccio a farvi condividere e quindi caricare su questa presentazione, le vostre fotografie? Intanto creo una nuova slide, quindi qua sull'anteprima, sulla sinistra, se clicco appunto sull'anteprima, tasto destro, mi dà la possibilità di creare una nuova diapositiva oppure di duplicarla. Io scelgo di crearne una nuova. E poi ne creo un'altra nuova ancora, ne creo un'altra nuova fino ad arrivare, adesso non so quanti siamo in aula, fino a crearne 30 o 40 eventualmente di slide, tutte vuote. In ognuna di queste slide, ognuno di voi, in una di queste slide, ognuno di voi metterà la propria fotografia, facendo esattamente quello che ho fatto io, cioè copiando e incollando una foto, prendendola da un'altra parte, copiandola e incollandola, oppure cliccando su inserisci immagine e caricandola dal vostro computer. Questa cosa qua eventualmente poi la ripeto tra un attimo. Intanto mi interessa che voi abbiate capito questo passaggio. Tra un attimo condivido con voi il link per l'accesso diretto a questa presentazione. Ormai dovreste ricordarvi come si fa. Cliccate sull'indirizzo in alto sul browser, lo selezionate, lo copiate, dopodiché lo vado a mettere dentro la chat. Se mi consente adesso di aprire la chat, no, però non mi consente, quindi devo chiudere un attimo la presentazione per potervi incollare il link alla presentazione. Bene, adesso ognuno di voi ha la possibilità di caricare, cliccando su quel link lì, di aggiungere una slide vuota. Io ne aggiungo delle altre. Evitate naturalmente di cancellare la mia, la prima, eventualmente, visto che tutti abbiamo gli stessi superpoteri. Questo esercizio è, come dire, è straordinario farlo con i ragazzi, naturalmente, ma anche con i bambini. Ci vuole un po' di tempo. Voi capite, già state capendo forse che non basta una lezione di 50 minuti per fare un esercizio del genere, soprattutto su un tema come quello del diritto d'autore. Si possono fare delle unità di apprendimento lunghe anche 10-20 ore, perché c'è sia la competenza digitale che quella, la competenza di cittadinanza, eh? Quindi, man mano che voi entrate, fino ad ora siamo a 12, 12 accessi, fate questo lavoro, prendetevi una slide vuota o aggiungetela eventualmente e ci caricate la vostra fotografia. Dopodiché mettete nome, il vostro nome e cognome, il titolo dell'opera e eventualmente la data. Provate a farlo. Vediamo se qualcuno ci sta provando, ancora no. Ma la fotografia non importa, non deve essere, come dire, un'opera d'arte per forza, può essere anche uno scarabocchio. L'obiettivo non è adesso fare una mostra fotografica di foto bellissime. Si tratta di mettere un elenco di foto sul quale poi andiamo a fare dei ragionamenti. Allora, vedo che in chat qualcuno sta scrivendo, provo a leggerla, anche se in realtà a me non mi consente di visualizzarlo. Vediamo un po' se ci riesco da qui.
Conversazione. Ah, il documento è solo in versione visualizzazione. Ok, è risuccesso un'altra volta. Abbiate pazienza. Allora, mostra digitale, tasto destro, condividi. Vado a cambiare i permessi. Purtroppo questa cosa sta succedendo, la devo cambiare una volta per tutte. Ecco, ok. Cambio in editor. Adesso, se voi ricliccate sul link, qualcuno però è entrato lo stesso, probabilmente passando dalla cartella, suppongo. Dove siamo? Siamo qua. Ecco, mostra digitale. Ok. Se volete vi rimetto il link, anzi ve lo rimetto senza se volete, così andiamo subito vi rimetto il link alla presentazione. Vedo che già qualcuno sta cominciando a collegarsi e comincia a lavorare. Sceglietevi una slide, aggiungiamone, ripeto, ne possiamo aggiungere quante ne vogliamo di slide. Me ne aggiungo anch'io adesso qualcuna, vedo che siamo più di 40, quindi normalmente una classe naturalmente di allievi non ha 40 alunni, quindi almeno speriamo, quindi dovrebbe essere un po' più facile anche per voi. O lo dico eventualmente per i bibliotecari, è chiaro che se fate un esercizio con dei bambini o dei ragazzi è meglio non averne 40. Nel nostro caso, vabbè, dobbiamo fare un po', io vi devo dare qualche spunto didattico, non devo insegnarvi né il diritto d'autore neanche ad utilizzare tutte le piattaforme digitali di questo mondo. Comunque, adesso io ne ho create già 35. Bene, bello, bene, comincio a vedere i risultati. Qualcuno ha caricato la foto della chiesa, paesaggio. Una lumaca, no, cos'è questo? Sì, una lumaca di mare. Vediamo un po'. Io intanto ve la sfoglio, la mostra. Interessante, tutti i posti belli. Va bene. Va bene. Vi lascio un po' di tempo per fare questa cosa qua, perché comunque abbiamo bisogno di strutturare un esempio di mostra, così possiamo fare poi anche dei ragionamenti un po' più articolati. Ricordatevi di mettere il vostro nome e cognome, o vabbè, mettete quello che vi pare, potete mettere anche un nickname, siete perfettamente anonimi in questa presentazione, quindi se volete utilizzare un nickname. Sì, vabbè, non ho foto se non personali. Carico un lavoro di grafica di ieri. Va benissimo. Va benissimo. Non, cioè, adesso io ho fatto l'esempio della fotografia perché è diventato davvero semplice fare foto ormai. Cioè, davvero, mai come oggi la possibilità di fare foto e video è diventata così popolare, no? Quindi è la cosa più facile proprio da fare. Ecco, Noemi, questa è un'opera d'arte. Questa è un'opera dell'ingegno, chiamiamola col suo nome specifico. Vediamo un po'. Va bene, caricate qualunque foto, va bene, Ripeto, non devono essere. Posso riavere il link? Ho avuto problemi di connessione. Assolutamente sì, lo rimetto subito. Ecco, voi immaginatevi naturalmente di essere in classe con i vostri allievi in questo momento anche, per cui dovete fare un po' di regia, naturalmente cercare di tenere un po' a bada eventuali vandalismi che vengono fatti. All'inizio, naturalmente, sempre questi ambienti digitali, come dire, rischiano di essere fatti oggetto un po' di un uso, non pertinente, ma con il tempo, a furia di esercitarsi, a furia naturalmente di collaborare, poi dopo si diventa anche bravi e si punta sempre all'obiettivo. Eh?
Beh, vedo che comunque adesso i materiali cominciano ad essere tanti, eh? Se qualcuno ha dei problemi, naturalmente lo scrive pure in chat e io provo a rispondere. Vedete la prof qua sta giustamente mettendo il nome e cognome, il titolo dell'opera e l'anno. Se volete vi tolgo alcune cose che danno fastidio, ad esempio queste le posso anche togliere. Vi aiuto a sistemarle eventualmente se ci sono dei problemi di grafica. Ad esempio questa si può anche togliere. Vedete, possiamo intervenire tutti su tutto, no? Questo può essere interessante perché naturalmente ci accorgiamo che qualcuno ha lasciato un refuso, qualcosa, lo andiamo a correggere. È un modo di lavorare collaborativamente alla costruzione di una mostra. Adesso ci stiamo mettendo un quarto d'ora per fare una mostra fotografica. Magari una mostra fotografica fatta con i ragazzi dopo le vacanze, adesso che rientrano dalle vacanze, da questo periodo un po' assurdo, potreste anche chiedere, ad esempio, di condividere in questa modalità delle immagini, dei materiali con i vostri ragazzi. Buono, questo pranzo della domenica non è niente male. Bene, Fabio Ferretti. Ripeto, se avete qualche problema di visualizzazione, comunicatecelo che proviamo naturalmente a venirvi incontro. Ah, in questo caso, su questa slide, Valentina Canapini ha inserito un commento, alla slide ha inserito. Che sì, tecnicamente può essere anche interessante fare quel lavoro lì. Adesso può essere utilizzato in mille modi, può essere utilizzato. La presentazione in realtà si possono caricare anche anteprime di video, sulle presentazioni tipo questa, quindi anche file musicali probabilmente si possono aggiungere giungendo dal porto, Copenaghen. Bella. Parkour, bella, bellissima. Vediamo un po'. Purtroppo per ragioni a me ignote non riesco a copiare e incollare la foto. Da dove? Allora, caricare la foto, faccio un esempio per chi scelgo una slide vuota, prendo la 41, per caricare una foto qua dentro. Mi basta posizionarmi sulla slide, dopodiché vado sul menu Inserisci qua in alto a sinistra, la prima voce del sottomenu è Immagine, dopodiché si sceglie da dove caricarla, dal computer o dal web addirittura. Però naturalmente voi non scegliete foto caricate dal web, perché appunto dovete caricare foto che sono vostre, ormai l'abbiamo capito, no? Che ciò che abbiamo fatto noi è nostro, ciò che non abbiamo fatto noi non è nostro, è di qualcun altro, quindi non possiamo utilizzarlo. Quindi per caricare la foto avete questa possibilità. Va bene, caricate qualunque foto adesso vi possa tornare utile per l'esercizio. Bene, interessante, davvero ci esce la mostra, ci esce. Qualcuno fa un collage, qualcun altro mette il selfie. Opera d'arte bella ma poco funzionale.
Questa è un po' dadaista questa slide. Bene. E guardate che alla fine stiamo riuscendo davvero a mettere su un certo lavoretto qua. Allora, vediamo, aiuto Anna Maria Di Mauro, l'aiuto a ridimensionare la foto così ci sta nello spazio delle slide. Questo sotto lo possiamo anche togliere. Io intanto sfoglio per vedere se ci sono. Ecco qua, ad esempio, questo lo possiamo togliere. Mi raccomando, non sovrapponetevi. Questa è una vera e propria opera d'arte. Pensava proprio come tale. Bello. Siamo in 33 visualizzatori. Ritorno nella chat per vedere se da PC fatto, grazie. Bene, perfetto. Elena Damiani non riesce. Se dovesse avere ancora problemi, proviamo a rimediare. Intanto condivido, ricondivido il link, non sia mai che questo è il problema. Bene. Qua c'è un doppio. Bene. Bene, vediamo in chat, qualcuno scrive qualcosa. Ok, perfetto. Bene, sta venendo un buon lavoro alla fine, eh? Almeno stando un po' stando al fatto che siamo anche tanti in aula, tutto sommato il risultato è anche abbastanza veloce. Naturalmente, se abbiamo ragazzi che hanno dei problemi con l'uso dei computer, dobbiamo tenerne conto. Perfetto. Perfetto. Allora, mentre voi conti, questa foto non è mia. Su questo PC non ho le mie foto, mi spiace. E
Sì, e questo è il caso proprio in cui uno potrebbe dire chi le ha dato l'autorizzazione ad utilizzarla, no? È questa la domanda di base. È la mia domanda fondamentale, anche perché in Sì. molte foto tu trovi l'autore, ma in tante no, eppure per la scuola le devi usare. Sì, per la scuola ci sono delle eccezioni che poi Sì, eventualmente però stabilite per legge che voi andrete ad approfondire, no? va Però bene, sì, però in al di questo là di caso. tutto, proprio come educazione per i ragazzi, Sì, no? Cioè io mi sì. trovo a costruire una serie di slide dove Sì. utilizzo tante immagini. Sì. Allora, tante immagini tu trovi il riferimento, altre immagini quando vai a cercare magari ti mandano su una rivista, su una cosa che però non Sì. ti dice dove ha preso quell'immagine, che Non puoi fatto? utilizzarla, non puoi utilizzarla. La lezione di educazione civica stabilisce che non puoi utilizzarla, quindi trovi un'altra immagine. Eh Però sì, eh sì. l'altra cosa che mi chiedo io, anche questa, porca miseria, Ascoli Piceno è pubblica, per cui o che la foto l'ha fatta Giulio, o che l'ha Sì. fatta la Sonia, Non cosa è cambia? vero, è pubblica, ma non è vero, non si possono fotografare i monumenti se c'è una specifica autorizzazione rilasciata dal comune. Questa è una regola vera e propria, cioè anche per poter fotografare il paesaggio ed utilizzarlo naturalmente a scopo commerciale, quindi andare a toccare diritti, diciamo, patrimoniali, bisogna chiedere sempre l'autorizzazione. Non c'è libertà di panorama, ma non solo in Italia, in mezza Europa non c'è libertà di panorama. Provate a montare un cavalletto, che ne so, per strada, cominciare a fare delle fotografie e vedrete che magari molto presto qualche vigile urbano potrebbe anche venire a chiedervi che cosa state facendo. Cioè, ci sono tantissimi. Allora, su questa immagine, ripeto, questa è un'immagine di Ascoli, e se noi non la utilizziamo a scopo commerciale, ad esempio, già la possiamo fare girare questa immagine qua. Però se dovessimo utilizzarla per fare che ne so, la copertina di un pamphlet che stiamo pubblicando sulla storia di Ascoli, il comune di Ascoli potrebbe dire: guardate, guardi, lei non mi ha chiesto l'autorizzazione, rimuova dal mercato subito le 1.000 copie del libro che ha stampato. Perché non c'è libertà di fotografia in realtà. C'è, ma è molto limitata. Adesso noi non ci inoltriamo naturalmente sui singoli casi specifici. Però ripeto, la legge, cioè la legge, la norma di base è questa: una cosa l'hai fatta tu, è tua e fai quello che vuoi. Una cosa non l'hai fatta tu, devi chiedere l'autorizzazione, a meno che non c'è specificato che puoi utilizzarla in qualche modo. Ripeto, se non c'è scritto niente, adesso infatti io, grazie mille, Prof, per lo spunto, perché la lezione poi è proprio punta su questa cosa qua, no? Noi dobbiamo insegnare a noi stessi e ai ragazzi, dobbiamo prendere l'abitudine ad utilizzare le cose, riconoscendo il lavoro altrui, che poi sia, come dire, un riconoscimento simbolico, sia un riconoscimento monetario, quello è un altro paio di maniche. Però è molto utile riconoscere il lavoro altrui. Pensate quanto è utile riconoscere il lavoro altrui nella ricerca scientifica, ad esempio, no? Nella pubblicistica scientifica. Cioè, in realtà la scienza si basa sulla citazione sostanzialmente degli altri che vengono confutati, no? E vengono confutati eventualmente andando ad aggiungendo con la propria autorevolezza cose appunto che non erano state scoperte prima. Quindi citare la fonte è proprio fondamentale, sapere chi l'ha fatto una cosa. E può essere fondamentale, è chiaro che poi ci sono delle eccezioni, ripeto, però la lezione di base è quella. Se una cosa non l'hai fatta tu, significa che l'ha fatta qualcun altro. E se qualcun altro non ti dà l'autorizzazione, non ti ha specificato come puoi utilizzarla, tu non devi utilizzarla. Punto. Cioè, questa è, come dire, il quadro etico-morale. Poi è chiaro che tecnicamente uno dice io lo potevo fare, l'ho fatto e poi pago pegno, che ne so. Pensate, i tribunali sono pieni di cause, di querele di questo tipo. Penso che ci siano proprio non centinaia, migliaia, forse milioni di cause aperte su questi temi.
L'Italia penso che sia il paese, il secondo paese al mondo per quanto riguarda la contraffazione e la falsificazione di marchi, brevetti, proprietà intellettuale, di tutto. Cioè, l'Italia è un paese dove la falsificazione è a grandi, cioè proprio a percentuali altissime. E molte aziende falliscono perché non fanno bene i conti con questa questione della proprietà intellettuale. Assolutamente. Quindi è una lezione di cittadinanza davvero fondamentale. E ripeto, lo ripeto per l'ennesima volta, se una cosa l'hai fatta tu è tua e puoi farne quello che vuoi, se una cosa non l'hai fatta tu l'ha fatta qualcun altro. Quindi devi riconoscere il diritto, devi riconoscere, insomma, devi riconoscere che fino a che non sai esattamente come poterlo utilizzare, niente, devi cambiare foto, cambiare materiale, cambiare fonte, assolutamente. Quindi, guardate, allora, io sono, direi, più che soddisfatto qua del vostro lavoro, della vostra collaborazione. Mi interessava poi farvi vedere che con pochi mezzi, con pochi bit, si riescono comunque a fare anche a montare eventualmente dei lavori di grafica, no? Di un certo tipo, insomma. Ecco, pensate a lavorare con dei bambini, con dei ragazzi su queste cose, può essere anche utile, interessante. Sicuramente sapete fare cose migliori di questa, eh? Non ho dubbi, però adesso concentriamoci sul tema non tanto della qualità dell'opera d'arte, dell'opera dell'ingegno o della mostra, ma concentriamoci invece sul tema della proprietà intellettuale. E, allora, vi do un paio di nozioni ancora, dopodiché facciamo una piccola pausa, eh? E se nel frattempo poi volete approfittarne per perfezionare la vostra foto, anche meglio. Allora, Che cosa vi propongo come riflessione ora? Allora, in presentazione, nella mia presentazione, adesso dovreste vedere la mia foto. La foto che ho fatto io e che voi avete risposto in massa all'inizio quando vi ho chiesto di chi è la foto nel momento in cui la carico su Facebook, voi avete risposto che diventa di tutti. Quindi proprio no, non diventa di tutti, la foto diventa mia. La foto diventa mia. Allora, in questo caso, ad esempio, voi sapete che la foto l'ho fatta io perché ci ho messo il mio nome, ho messo anche un titolo, quindi presupponendo che si tratta appunto di un'opera dell'ingegno, e ci ho messo anche una data. Voi sapete che la foto l'ho fatta io, se volete utilizzarla per le vostre slide, per i vostri lavori, per qualsiasi diavolo di cosa vi venga in mente, mi chiedete l'autorizzazione perché sapete chi sono. Dice, ah, guarda, questo è Tommaso Pagliano, so chi è Tommaso Pagliano, adesso gli chiedo l'autorizzazione, lui mi manda un file magari di buona qualità, non mi manda un file di 30k, mi manda di 30 kilobit, mi manda un file di 10 mega magari, no? Che può essere facilmente rielaborato dal punto di vista grafico. Bene, ma se non c'è, se qua a un certo punto il nome di Tommaso Pagliano scompare, voi trovate questa foto, che fate? Siccome non c'è il nome, allora sappiamo che non possiamo utilizzarla, giusto? No. Perché? Perché non l'abbiamo fatta noi, l'ha fatta qualcun altro, quindi dobbiamo chiedere l'autorizzazione. Ma a chi la chiediamo l'autorizzazione stavolta? Non sappiamo, non c'è il nome, appunto. Magari, come diceva prima la prof, rimanda un sito, poi un altro sito, non si riesce a venirne a capo. Ecco, significa che se voi non sapete a chi chiedere l'autorizzazione, la foto non la potete utilizzare. La potete solo guardare, ma non la potete riutilizzare. La potete solo guardare, ma non toccare, sostanzialmente. Ecco. Bene. E quindi questo discorso vale per tutte le cose che voi trovate su Google. Quando voi cercate su Google immagini una fotografia, se non c'è scritto da dove viene, voi non potete utilizzarla. Tutte quelle foto che Google vi fa vedere in anteprima, voi non potete utilizzarle se non siete sicuri che ci sia scritto, che qualche diritto vi è stato concesso. Quindi sostanzialmente, sia che ci sia il nome, rifaccio l'esempio, sia che il nome scompaia, i diritti rimangono tutti in mano a chi la foto l'ha fatta, in questo caso io, e voi dovete chiedere l'autorizzazione. Allora, vediamo un po' in chat, forse c'è qualche suggerimento, vediamo qualche domanda, però non riesco ad aprire adesso la chat. Va bene.
Pazienza. Allora, nella seconda parte, adesso farei qualche minuto di pausa, sono le 16.06 fino alle 16.10, un attimo di pausa, e poi dopo provo ad illustrarvi delle alternative, delle alternative per far girare un po' meglio la conoscenza e avere meno preoccupazioni. E, però ripeto, tra 4 minuti, dai, sono le 16.06, alle 16.10 ricomincio. Intanto, se volete perfezionare la vostra fotografia, fatelo pure. No, chiedevo, ci sono i filtri su Google, non si possono usare quelli per prendere delle foto da usare a scuola? Sì, ci arriviamo, ci arriviamo. Ah, ok. Ci arriviamo, okay. Assolutamente, come no. Sì, sì. Però dicevo, no, in linea di massima, come, non è che siccome la foto ho cercato su Google, visto che c'è la foto che mi interessa, la prendo e la uso. Perché non c'è scritto niente, magari. Eh no, se non c'è scritto niente è proprio il caso di non utilizzarla. Vediamo un po' in chat che cosa mi viene. Ecco. Però su Google ci sono filtri per trovarne di libere, sì. Possiamo firmare la presenza? Sì, ecco, grazie che mi avete ricordato perché mi stava sfuggendo questa cosa. Vi faccio vedere anche in diretta la gestione del registro presenza, è molto spartana, però funziona in questo ambiente digitale adesso dove vi incollo nella chat, vi incollo il link al registro d'ingresso. Man mano che arrivano le vostre risposte, il contatore qua dovrebbe aumentare. Scusi, mi sente? Prego. Sì. Sono Canapini Valentina, non avevo capito che c'era un registro presente, quindi le altre volte non l'ho compilato, pensavo che entrando, quando uno entra, io entro sempre attraverso il telefono e mi dice metti nome e cognome. Sì, quindi pensavo va bene. In automatico quello registrasse la mia presenza. Che non c'è problema, le mando. Allora, scrive un'email rispondendo a un messaggio di quelli che mando io, specificando la questione, e poi io le mando i link agli altri. Ah, registri. Ok. Va bene, grazie. Prego. Allora, vediamo un po' questa mostra come procede. Questa la possiamo aggiustare. Ultima settimana. Allora, vediamo un po', qua non c'è nessuno. Queste vuote le posso togliere? Chissà, vedo che c'è qualcuno che naviga forse su queste immagini. Vediamo. Bene, questo va bene. Beh, dai, un ottimo lavoro, direi. Siamo riusciti, se non altro, considerando che l'aula è numerosa, se non altro, a raggiungere un minimo di risultato. Questa la tolgo. Questa la tolgo, questa no. Questa anche la nona la tolgo. Anna Maria Di Mauro, questa la posso togliere. Dunque, qua adesso io devo rimettere il mio nome. Tommaso Paiano, Smart Working 2020. Vedo che qualcuno sta scrivendo in chat, adesso vi raggiungo. Vediamo un po'. Allora, chat. Allora, io sono stato invitato a partecipare dopo i 50 iscritti, non posso firmare, vero?
Sì, Fabio, può firmare come? C'è sotto da specificare, naturalmente se non è passato tramite Sofia, c'è da specificare che non è passato da Sofia. Così poi il comune le rilascia l'attestato di partecipazione. Ma ora, allora, Giovanna Girolimetti chiede, Girolometti chiede, ma ora queste immagini le possiamo copiare e incollare liberamente o scaricare? No, assolutamente no. Purtroppo anch'io non riesco a recuperare la mia foto. Non riesco. Non riuscite a recuperare la vostra foto da dove? Da un vostro computer? O l'avete persa qua sulla mostra? Pazienza, se non riuscite a recuperare la vostra foto non succede nulla. Adesso era giusto per fare un esercizio dal punto di vista tecnico. Sarebbero potute bastare anche 5-6 foto a titolo di esempio. È più per voi, se avete, come dire... dal mio computer, dice Nani Di Mauro. No, ma non si preoccupi, non c'è nessun problema. Per quanto riguarda il caricamento dell'immagine, se non l'ha caricata, l'importante è che appunto la riflessione passi, il ragionamento intorno all'uso delle opere dell'ingegno fatte da altri. E per rispondere alla collega che chiede, ma ora queste immagini le possiamo copiare, incollare liberamente o scaricare? No, tecnicamente sì, tecnicamente lei può benissimo selezionare tutte queste foto, anzi può proprio scaricarsi direttamente la presentazione, farne un duplicato, ma tecnicamente, dal punto di vista legale però no. Cioè in questo caso non c'è scritto che queste, cioè che ne so, tipo Katia Brunelli, faccio un esempio, Katia Brunelli ha messo a disposizione di questa mostra la sua fotografia, ma non c'è scritto che possiamo copiarla e incollarla dove ci pare, farne l'uso che vogliamo. Cioè non sta scritto proprio, anzi, e questa è la seconda parte dell'esercizio che andiamo a fare ora, imparare a dichiarare le proprie intenzioni, perché noi non siamo abituati a gestire proprietà intellettuale. Chi ha seguito con me i corsi anche in presenza, c'è qualche docente che ha seguito con me anche in passato dei corsi in presenza su questi temi, no, l'esempio lampante che mi viene in mente, cioè lampante, l'esempio che può spiegare un po', è quello di mio nonno, no? Mio nonno si chiamava come me, Tommaso Paiano, lui è morto che era analfabeta, era rimasto analfabeta negli anni 70, e lui essendo contadino non ha mai avuto il problema della proprietà intellettuale, per lui la proprietà è stata sempre animali, campi, questioni molto più materiali, non sapendo neanche leggere e scrivere, per lui l'ultimo dei problemi era appunto la proprietà intellettuale, il diritto d'autore. Per me oggi probabilmente invece questa, cioè io non ho né animali, non ho terre, non ho case, magari ecco, se possiedo qualche cosa sono le mie eventuali opere dell'ingegno, per cui io sono molto più interessato di mio nonno a gestire questa mia proprietà. E come dire, la legge mi riconosce, tutte le volte che creo un'opera dell'ingegno, un diritto pieno dal punto di vista morale, dal punto di vista patrimoniale. Sono io che decido cosa fare della mia roba, direbbe Giovanni Verga. E, più o meno, ecco. Poi dopo ci possono essere anche delle... ci possono essere delle eccezioni, appunto, ma ripeto, quelle quando ci sono normate sempre dalla legge. Allora, riprendiamo, sono le 16:15, poi ci apprestiamo naturalmente, poi dopo anche andiamo verso la chiusura. Io vi ringrazio davvero per questo lavoro. Immagino che se avessimo l'opportunità di soffermarci ancora di più dal punto di vista grafico, eccetera, potremmo fare davvero una mostra digitale con i nostri lavori, ma l'obiettivo appunto resta quello di capire come si possono utilizzare le cose degli altri e eventualmente quali diritti invece abbiamo sulle nostre cose. Io l'ho già ripetuto 50 volte, quindi sarà ormai passato il concetto che se non l'hai fatta tu una cosa significa che l'ha fatta qualcun altro.
Allora, sta foto evidentemente l'ho fatta io, c'è pure scritto, quindi riparto da qua. A un certo punto, siccome io non sono poi tanto attaccato alla proprietà privata, soprattutto delle opere dell'ingegno, a carattere intellettuale appunto, a carattere creativo, e a me piace invece condividerle le cose, a me piace molto condividerle e dichiarare, addirittura proprio rendere esplicita questa mia filosofia. Per rendere esplicita questa filosofia esistono dei veri e propri set di licenze d'uso, si chiamano così. Uno dei più importanti di queste licenze d'uso si chiamano, e voi sono sicuro che le conoscete tutte, o perlomeno ne avete sentito parlare, si chiamano Creative Commons. Si chiamano Creative Commons. Adesso, per poter continuare a svolgere anche un po' con voi l'esercizio, faccio questo lavoro. Vado su una slide che ho aperto appositamente qua. Vedete, ho due slide. In una ci sono tutti questi simbolini qua, e nell'altra c'è invece la C cerchiata. Copio queste due slide, le copio, e le seleziono, riparto da zero, scusate, le seleziono tutte e due, tasto destro, copia, vengo sulla nostra mostra, mi piazzo, vedete, sotto la mia slide, vedete, clicco tra una slide e l'altra, viene fuori una lineetta gialla, tasto destro, incolla, e praticamente, vedete, vengono incollate le due slide che avevo copiato poco fa. Per comodità le metto in cima, le trascino in cima. Allora, che cosa sono queste due slide? Allora, mettiamo in cima la C. Allora, la C di copyright abbiamo capito, no? Che cos'è? Abbiamo capito che cos'è perché, per farvi un esempio, se io la seleziono adesso, tasto destro, la copio, vado sulla mia fotografia e la incollo qua, significa che Tommaso Pagliano, che ha fatto questa fotografia e si riserva tutti i diritti, no? Lo trovate spesso sui libri, tutti i diritti riservati, C, copyright di qua, copyright di là. Allora, se io metto questa C, significa che mi riservo tutti i diritti. Se questa C non c'è, io mi riservo tutti i diritti, l'avete capito ormai questo, eh? Se addirittura non solo non c'è la C, ma non c'è neanche il nome e cognome, io mi riservo sempre tutti i diritti. Questo ormai dovrebbe essere chiaro. Dovrebbe essere. Però per comodità, cosa fanno gli editori, cosa fanno gli autori? Quando pubblicano qualcosa, anche proprio per rinforzare questo diritto che la legge già gli riconosce per il semplice fatto di avere creato l'opera, ci mettono la C. E poi ci scrivono anche se copi, sei anche un pirata, magari. Talvolta lo trovate soprattutto sui DVD, sui DVD li fanno ancora, lo trovate spesso proprio all'inizio, prima del film, ci tengono a ricordarvi questa cosa qua, che se duplicate il film senza chiedere l'autorizzazione siete dei pirati, no? È quasi proprio in tono minatorio, insomma. Io posso decidere di mettere la C, ma posso decidere eventualmente di mettere anche delle altre combinazioni. Allora, vedete, questi simbolini qua, queste sei combinazioni di simboli, stanno sostanzialmente per Creative Commons, significano sostanzialmente Creative Commons. Poi adesso, a uno per uno, vi andrò a spiegare il senso di questi simbolini. Dopodiché, ognuno di voi, dopo che vi ho spiegato il senso di questi simbolini, ognuno di voi sceglierà il simbolo che più gli piace e lo appiccicherà alla sua foto spiegando perché sceglie quel simbolo e non un altro. Spiegando perché eventualmente sceglie la C, oppure se sceglie una doppia C, perché mette la doppia C. Allora, però, prima naturalmente di farveli usare, ho bisogno di spiegarvi che cosa significano questi simbolini. Bene, torno sulle mie slide, questo era l'esercizio, leggiamo due o tre righe.
Allora, le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni. L'avete visto, i simbolini sono sei, no? Offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni, anche eventualmente bibliotecari, tutti quelli che producono, cioè tutti, oggi tutti producono delle opere dell'ingegno, tutti sono diventati autori. Ce lo diciamo ormai da qualche anno, ce lo diciamo ormai, penso che adesso sia chiaro a tutti, sia chiaro, tutti siamo autori, quindi non solo gli artisti e i giornalisti, quindi queste licenze Creative Commons valgono per tutti. E quindi in genere per tutti i creatori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il modello alcuni diritti riservati. State capendo che se io metto la C mi riservo tutti i diritti, se io metto la doppia C significa che me ne riservo solo alcuni mentre altri li concedo. Allora come faccio a concedere alcuni diritti? O meglio, come faccio ad impedire ad altri di fare delle cose? Posso dichiarare che non autorizzo a priori usi prevalentemente commerciali dell'opera. Ad esempio, sulla mia fotografia, se io utilizzo un certo simbolo, posso dichiarare che puoi usarla la fotografia, puoi anche riprodurla purché non la vendi. Oppure posso dire, guarda, la mia fotografia, questo è il secondo punto, io ti autorizzo ad utilizzarla, però l'importante è che non la modifichi, l'importante è che la lasci integra, quindi non derivi delle opere. Terza opzione, attenzione, io ti consento di derivare delle opere, di modificarla, eventualmente la mia canzone, i miei versi poetici, il mio romanzo, la mia fotografia. Io ti consento di modificarla, però ti obbligo anche a rilasciare la nuova opera che tu hai creato, mettendoci un po' del tuo, con la stessa licenza. Cioè devi dare agli altri la possibilità di fare quello che ti è stato concesso a te. Allora, quest'ultimo punto è un pochettino un po' più articolato, ma non è difficile. In realtà è solo questione di abitudine, è solo questione di imparare a gestire la proprietà intellettuale, cosa che, appunto, dicevo, come mio nonno, non siamo abituati a fare, ma che, a differenza di mio nonno, però bisogna che impariamo, perché non gestiamo più pecore, vigne e case, ma gestiamo altri tipi di proprietà e quindi dobbiamo imparare. Allora, la combinazione di queste tre opzioni genera sei tipi di licenze diverse, abbiamo detto. Il primo simbolo, vedete la doppia C seguita dall'omino. Se mettete questo simbolo sulla vostra fotografia, sostanzialmente dite agli altri: questa licenza ti permette di distribuire, modificare, ottimizzare ed utilizzare l'opera come base anche commercialmente, fino a che ti diano credito. Insomma, traducendo in parole povere, se voi mettete questo simbolo sulla vostra fotografia, consentite a tutti di fare della vostra fotografia quello che vogliono, purché vi citino, purché si ricordino tutte le volte che utilizzano tutta o in parte la vostra opera, si ricordino di citare il vostro nome e cognome. Bene, se scegliete invece il simbolino doppia C seguito dall'omino, l'omino c'è sempre, perché l'omino sta per diritto d'autore, cioè sta per autore, per il riconoscimento dell'attribuzione, della paternità. Se mettete l'omino insieme al simbolo di uguale, sostanzialmente state consentendo agli altri di copiare la fotografia, di riutilizzarla anche a scopo commerciale, purché non la modifichino, lasciandola invariata. Cioè, la fotografia del mare che ho fatto io, se dovessi mettere questo logo, questo simbolo, questo set di simboli, voi sareste obbligati a citarmi, ma non potreste, potreste anche venderla, la fotografia, ma non potreste modificarla. Vado avanti. CC by NC, di nuovo. Creative Commons, riconosci, quindi cita la fonte, l'omino c'è sempre, devi sempre citare la fonte, perché citare la fonte, abbiamo detto, è la base della scienza anche moderna. Le fonti bisogna imparare a citarle anche per quel motivo lì. Allora, citi la fonte, però costringi qualcun altro, vedete, a non venderla. Cioè, puoi copiare la mia canzone, puoi anche ascoltarla mettendola in radio,
purché però non ci fai dei soldi sostanzialmente, purché tu non la vendi. Altra opzione, vedete che adesso qua gli aumentano i simbolini, c'è la doppia C seguita dall'omino, simbolo di euro sbarrato, con la freccia all'incontrario. Che cosa significa questa? Questa è una licenza abbastanza, come dire, vi riservate già molti diritti, vi riservate il diritto di essere citati perché c'è l'omino, impedite agli altri di venderla mettendo il simbolo dell'euro sbarrato e in più obbligate gli altri a usare lo stesso tipo di simbolo. Vado avanti, doppia C seguito dall'omino, euro sbarrato e cerchio con l'uguale dentro. Questo caso significa che chi usa la vostra fotografia deve citarvi, non può venderla e non può neanche modificarla, quindi c'ha veramente poche libertà. C'ha la libertà sostanzialmente di farla circolare, ma non può modificarla, non può venderla. Bene, l'ultima, la sesta che vi faccio vedere in un ordine un po' mio personalizzato, ma appunto questa è la sesta. Voi trovate la doppia C seguita dall'omino e dal simbolo SA, che sta per share e like, ovvero condividi allo stesso modo. Se utilizzate sulla vostra fotografia questo set di simboli, quindi doppia C, omino, freccia all'incontrario, state dicendo sostanzialmente agli altri che possono utilizzare la vostra fotografia anche a scopo commerciale, la possono anche modificare, però devono fare dell'eventuale modifica, dell'eventuale opera derivata, devono far fare agli altri, devono concedere agli altri la stessa libertà. È più facile di quello che sembra, Cioè, nel senso, a furia di esercitarsi, poi uno naturalmente memorizza tutto e sa volta per volta in che tipo di situazione si trova. Però adesso, per farla proprio concreta, come dire, semplice, torno sulle slide, sulla mia foto, io la C proprio la tolgo, perché, ripeto, per filosofia mia, proprio l'idea di fare delle opere dell'ingegno e di riservarmi il copyright, proprio non ci riesco, preferisco condividere. E adesso devo scegliere invece una di queste tre opzioni. Io di solito scelgo questa, scelgo la prima, mi basta che mi citino. Cioè, adesso guardate, proprio anche per rispondere alla prof che diceva prima, che mi chiedeva se le fotografie potevano essere utilizzate. Ecco, la mia fotografia da questo momento, io sto dichiarando che la rilascio con una licenza Creative Commons Attribution. Cioè, l'importante, voi potete anche copiare e incollare questa fotografia, fare quello che volete, potete stamparla, venderla e farci anche un sacco di soldi se ci riuscite, però l'importante è che vi ricordate di dire che quella foto l'ha fatta Tommaso Pagliano, che si intitola Smart Working. Cioè, provate a fare dei soldi, adesso penso che non è facile fare dei soldi con le opere dell'ingegno, non è mai stato semplice fare dei soldi con le opere dell'ingegno, e men che meno oggi che tutti possono farlo e quindi c'è anche un po' di inflazione di opere dell'ingegno. Però ecco, visto che comunque la legge dice che questa fotografia è mia e io sono io a stabilire come farvela usare, io ripeto, ve la faccio utilizzare applicando la licenza CC Attribution. E per comodità anche vi dichiaro perché. Vi scrivo qua il motivo, la motivazione, magari fatelo anche voi, dichiarare perché. Allora, uso questa licenza CC BY perché intanto il paesaggio l'ho trovato già fatto. Non è che ci ho messo del mio troppo, è stato troppo facile per me fare. L'ho trovato già fatto bello, già fatto bello. Quindi ho aggiunto veramente poco. E poi perché mi piace l'idea che la conoscenza circoli liberamente. Allora, questa motivazione io adesso la prendo e la incollo qua sotto, la sposto qua sotto.
Adesso sistemo un po', fate altrettanto voi, fate altrettanto, se volete naturalmente. Però un modo bello, come dire, questo è un compito di realtà, no? Un modo anche per far esprimere ai ragazzi il punto di vista, perché stai utilizzando una licenza e non un'altra? Allora, vediamo se qualcuno sta applicando qualche licenza. Nessuno. Forse non mi sono spiegato allora. Ah no, ecco, c'è qualcuno, c'è. Laura Rinaldi, CC BY SA. Bene. Adesso poi ci spiega perché. Come mai, ecco, CC BY, non si capisce chi è però. Se vuoi essere citato, naturalmente devi mettere il tuo nome e cognome. Vediamo. Lucia Icari 76, Finoglia. Ecco. La fotografia di Lucia, ad esempio, può essere solo fatta circolare, ma non possiamo venderla e non possiamo modificarla. Non possiamo attaccarci un puffo. Se ci venisse in mente di attaccare un puffo su questa fotografia, Lucia ci chiederebbe subito di ritirarla dal commercio, no, dal commercio no, perché non possiamo venderla, ritirarla dalla circolazione. Romina Cellino, vediamo un po'. Ecco, no, ci sono anche qua, CC. By NC, vediamo se ce ne sono altre. Noemi. Scrivete la motivazione, così poi la leggiamo, magari la leggiamo a tutti. Questo è un problema, Barbara Tonucci, questo è un problema. Questo è Pompei, immagino, o no? Ah, sì, Pompei. Bisogna chiedere l'autorizzazione alla direzione di Pompei, però, per poterla rilasciare con questa licenza qua. Non abbiamo libertà di panorama noi, eh? Eh sì, purtroppo sì. Vedete, allora, a parte la cavillosità che c'è intorno alla questione della proprietà intellettuale, ci sono un sacco di interessi legati alla proprietà intellettuale e un sacco di cavillosità. Per darvi l'idea di quanti interessi ci sono, basta ricordarvi che le aziende più ricche del pianeta, di tutta la storia dell'umanità, sostanzialmente posseggono proprietà intellettuale. Pensate Google, pensate Amazon, pensate Apple. Certo, Apple fa anche hardware, ma molti soldi li fa con il software. Cioè, lo fa anzi con hardware e software, come dire, in maniera complementare in quel caso lì. Quindi Barbara Tonucci, mi dispiace, questo è un caso, ad esempio, proprio di durissima, cioè mettere in condivisione con CC BY questa foto può essere anche, cioè la direzione del museo di Pompei, del Parco Archeologico di Pompei, non è detto che abbia proprio interesse a venire a chiedere a Barbara Tonucci di rimuovere questa foto, però il rischio c'è, perché non c'è libertà di panorama. Cercate su Google libertà di panorama, vedrete, vi usciranno fuori. No, ma non togliere la fotografia. Togli la licenza. La fotografia può anche rimanere, perché la fotografia può essere utilizzata. C'è una legge che ci consente di utilizzare, non a scopi commerciali, ad esempio, le foto, no, delle opere d'arte, però non possiamo farla circolare a scopi commerciali. Il problema è quello. Sì, Barbara, se rimetti pure la fotografia, il problema è la licenza. È una licenza, purtroppo, che ti obbliga, che come dire, concede agli altri il diritto anche di fare soldi, ma purtroppo con il museo di... Cioè, l'amministrazione pubblica non consente di fare fotografie a scopo commerciale senza chiedere l'autorizzazione.
questa già, ad esempio, questa di Cinzia, questo è un paesaggio talmente generico che io dubito che ci sia qualcuno che venga a chiedere, cioè come dire, questo è un paesaggio che non potrebbe essere fatto ovunque, questa foto in realtà potrebbe essere fatta, quindi in questo caso è anche plausibile. Girolimetti Giovanna, questa è un'opera d'arte, come dire, questa è un'opera anche pittorica, sarebbe interessante capire che tipo di licenza applica Giovanna Girolimetti. In questo caso, ad esempio, CC by ND, Romina Vitali, va bene. Qua davvero si riconosce poco del contesto. Certo, uno che c'è stato nel posto sa riconoscere esattamente il posto, però, diciamo, in linea di massima è un panorama un po' anonimo. Quindi se finisce in tribunale questa foto, non c'è il problema della libertà di panorama. Vediamo un po' altre opzioni. Allora, Elena Rapa. Allora, Elena Rapa ci invita a ragionare a fondo. Vediamo un po'. Generalmente utilizzo i Creative Commons per gestire gran parte della mia produzione. In questo caso è un lavoro quasi regalato e chiesto di suo da un'associazione no profit, chiedendo poi che il disegno stesso probabilmente lo regalerò a sua volta. Non sopporto però che vengano rimesse mani nelle mie opere. Quindi, con questo simbolo, Elena Rapa, sostanzialmente ti riservi il diritto di essere citata, obblighi gli altri a non venderla, a non vendere nulla e a non modificarla. Va bene. Ripeto, la legge dice che le opere sono vostre, quindi fate quello che volete. Vediamo un po' che ci dice Mario Ansuini. Uso questa licenza CC BY perché il paesaggio l'ho trovato già fatto bello e poi perché mi piace l'idea che la conoscenza liberi circoli liberamente. Grazie. In questo caso Mario Ansuini ha copiato la mia definizione. Grande. E Camilla Ridolfi. Vediamo un po'. Mi pare di conoscerla. Scelgo la licenza che dà più libertà per rendere più facile il lavoro a chi può avere bisogno di utilizzare l'immagine per scopi commerciali e non, ad esempio grafici e social media manager alla ricerca di immagine in alta qualità e gratuita. Certo, questo è un buon motivo per utilizzare la CC BY. La CC attribution sostanzialmente riconosce a pieno titolo il diritto d'autore, no? Perché vedete, la soggettività dell'autore, del creatore della fotografia viene rispettata perché c'è l'obbligo di citare la fonte. È il diritto patrimoniale quello che viene concesso. Diventa bene comune, così diventa bene comune l'opera. Katia Brunelli, vacanze al tempo del Covid. Vedo che usa anche attribution. Siete abbastanza generose, dai, tutto sommato devo dire che c'è una prevalenza di... Ecco, qualcuno usa il copyright. Maria Luisa Sbarbati dice metto il copyright, cioè metto. Poteva anche non mettere niente, però dice mi dovete chiedere l'autorizzazione perché è un allestimento di cui non ricordo l'autore. Ah, ok, va bene. Quindi in questo caso, diciamo, vedete, è abbastanza cavillosa la situazione. O meglio, la foto non l'ha fatta Maria Luisa Sbarbati. L'allestimento è di qualcun altro. Ok, quindi andiamo ad interrogarci su chi abbia fatto quell'allestimento lì. Va bene. Asiago 2020, non si può concedere l'autorizzazione perché una foto è stata scattata in un museo. Le foto dentro i musei possiamo farle. C'è una legge del 2016, la legge Franceschini, che ci dà questo diritto, che ci riconosce questo diritto di fare le fotografie e di condividerle sui social. Però non possiamo usarle, non possiamo farle circolare concedendo diritti patrimoniali sostanzialmente agli altri, cioè il fatto di venderla, ad esempio. Non possiamo venderle le fotografie che facciamo dentro ai musei. Possiamo utilizzarle per comunicare un po', per dire ai nostri parenti, guardate, sono stato lì al museo, oppure ai nostri amici per dire, guardate quanto è bello questo quadro, ma poi dopo non potete venderla la fotografia,
cioè, la potete certamente modificare, però non potete fare soldi in ogni caso. Vediamo un po' in chat che cosa... Cambio foto, Barbara Tonucci dice, mi sono persa parte della presentazione. Sì, ma questa del paesaggio di Pompei è particolare, eh? Anzi, ti devo ringraziare io, cara Barbara, perché mi hai dato la possibilità di riflettere sulla libertà di panorama. Quindi, quale simbolo si può mettere? Allora, Fabio Ferretti, sì, cioè, nel senso il copyright, quello vale sempre. Il copyright, se uno non mette niente, vale il copyright, quindi la C se c'è sempre. Uno potrebbe anche decidere di farla circolare con un'altra licenza. Però, ripeto, le Creative Commons, rispetto ad esempio alle opere d'arte che noi fotografiamo nei musei, sono problematiche, perché lì è l'amministrazione che ci concede il diritto. Cioè c'è il nostro diritto come fotografi, ma poi c'è il diritto dell'amministrazione in quanto proprietaria delle opere d'arte. Per cui non c'è solo il nostro diritto. Lì le opere dell'ingegno sono anche altre, non sono se fotografiamo un quadro, un Goya, andiamo al museo, fotografiamo Goya, allora Goya è morto da più di 70 anni, va bene, non c'ha più diritti lui personalmente, neanche i suoi familiari, però il museo possiede l'opera d'arte, possiede, e il museo decide come fare circolare la sua opera, cioè l'opera che possiede. Questo purtroppo sono come dire, è un po' confliggente la faccenda, ci sono dei conflitti naturalmente intorno alla questione della proprietà intellettuale. Ripeto, io non sono un avvocato e voi mi starete anche sentendo usare una terminologia un po', come dire, un po' casareccia, ma tanto io faccio il bibliotecario, non faccio l'avvocato, quindi non posso essere proprio... non parlo con il codice, insomma, con il codice civile in mano, ecco. Vediamo un po'. Allora, qua, Noemi Saudelli. Condivido con questa licenza perché chiunque possa utilizzarla gratuitamente, come gratuitamente l'ho ottenuta io. Quindi questa non è una tua foto. Cioè, da qui non si capisce bene. Cioè, il fatto che tu abbia messo il nome e cognome significa che la foto è tua. Questa è la chiesa di... qua di Fano, davanti alla Memo, e non è che si riconosca proprio perfettamente. Diciamo che qua c'è davvero l'ingegno, no, di fotografare l'ombra dell'albero. Quindi è un'opera, questa è un'opera dell'ingegno, è tua. Sì. Qui il comune di Fano c'ha poco da dire in realtà. Cioè, non è che si riconosce proprio la chiesa in tutto e per tutto. Forse il fatto che c'è la Pinacoteca San Domenico, quello è un particolare che identifica la chiesa, sai, potrebbero esserci delle questioni. Però da come dichiari sotto qua, condivido con questa licenza perché chiunque possa utilizzarla gratuitamente come gratuitamente l'ho ottenuta io, cioè non si capisce che cosa hai ottenuto Ah, gratuitamente. no, il fatto di vedere quell'ombra in quel momento, cioè sono riuscita a prendere quell'attimo, Sì, questa diciamo, foto, sì. non mi sembra il caso di tenerla per me, possono utilizzarla, se non ho capito male il valore dei simboli. Magari non guadagnarci perché mi sembrava una cosa da No, esatto, tutti quello che sono... intendevo Allora, dire. io, Tommaso, posso... Ma questa foto mi piace. Oppure, che ne so, la Memo trova questa foto, qualche bibliotecario della Memo trova questa foto e dice, ah, bella, adesso la uso per fare un volantino. La può utilizzare per fare un volantino, purché si ricordi, il bibliotecario, Tommaso, Camilla, Michele, di citare la fonte. La fonte è Noemi Saudelli, Sole 2016. Cioè, questa è la fonte, di fatto, sei tu. La fonte sei tu. E la Memo non può venderla, ma la Memo non vende per definizione i suoi servizi, le sue cose, quindi non c'è il rischio, diciamo, ecco, di venderla. E quindi funziona, in questo caso funziona. Va solamente un po' precisata la motivazione, ma ripeto, la motivazione è implicita nel set di licenze, non è che devi specificarla tu. Adesso la specificazione ci serve giusto per farvi vedere come lavorare anche con i ragazzi, cioè fategli esplicitare che cosa intendono. No, quando fanno delle scelte. E vediamo un po' se ci sono.
Non è stato facile scattare una foto subacquea, mi darebbe fastidio se qualcuno ne reclamasse la proprietà o monetizzasse con gli sforzi altrui. No, beh, la proprietà non la può reclamare nessuno perché, ripeto, se una foto non l'hai fatta tu significa che l'ha fatto qualcun altro, quindi in questo caso l'hai fatta tu, la foto è tua, nessuno si sogna di reclamare la proprietà. La foto rimane sempre tua, rimane. Non puoi alienarla, anche dal punto di vista morale, ripeto, se una foto l'hai fatta tu, non puoi dire che l'ha fatta qualcun altro. Questo deve essere chiaro, eh? I diritti morali sono inalienabili. Le operette morali le ha scritte Leopardi. Noi possiamo usarle quando e come ci pare, naturalmente. Possiamo cantarle, recitarle, trasformarle, fare tutto quello che vogliamo, però le operette morali le ha scritte Leopardi, le ha scritte. E quindi noi lo sappiamo, che lui, e continueremo naturalmente a citarlo tutte le volte, perché gli riconosciamo quel ruolo lì. E vediamo un po' altri motivi. La sola alternativa che mi suggerisce è la libertà del momento. Ok, bene. Vediamo se ci sono altre spiegazioni. Ok, va bene, questa no. Allora, vi ringrazio. Abbiamo collaborato a lungo, abbiamo tentato di collaborare a lungo. Adesso approfitto di questi ultimi 10 minuti per farvi vedere alcune cose. Interrompo la condivisione sulla mostra e vado direttamente sulle slide. Io vi consiglierei di seguirmi. Allora, innanzitutto, riguardiamo velocemente questo schema. Quando trovate delle opere dell'ingegno online, che possono essere musicali, che possono essere quindi sonore, visive oppure testuali, assicuratevi di controllare con quali licenze eventualmente sono state pubblicate. Se trovate una Creative Commons, dovete sapere che le prime tre combinazioni di simboli, vedete, sono indicate in verde, sono quelle più aperte, perché vi danno più libertà possibile. Da queste ultime tre, invece, queste ultime tre opzioni sono quelle più rigide, cioè avete sempre dei diritti, vi vengono concessi dei diritti, che ne so, il diritto a farla circolare, a copiarla, incollarla, modificarla, però vedete, ci sono sicuramente più restrizioni, tenetene conto di queste combinazioni. Tenetene conto soprattutto da oggi in avanti, quando andate a fare ricerca su Google, dovete cercare un'immagine di un palazzo di Roma, scelgo Roma perché ci sono più palazzi, dovete cercare la fotografia di un palazzo di Roma. Quando voi scrivete Palazzo di Roma su Google, naturalmente, vedete, già Google vi offre così qualche opzione. Se andate su immagini, trovate naturalmente tutte immagini di palazzi di Roma. Allora, abbiamo capito che non è che prendo la prima immagine che voglio e la utilizzo. Dico, ah, bella questa, la prendo, la copio, la incollo, ci faccio il pamphlet, ci faccio quello che mi pare. Non funziona così. Devo andare a verificare se posso utilizzarla oppure no. Allora, intanto già da qui riuscite a capire quali sono le fonti, no? TripAdvisor, Expedia, Wikipedia, leggende romane, ci sono già indicati, come dire, no? I siti sulle quali si trova la foto, però che ne so, vediamo un po', proviamo a cercare una fonte che non sia la solita Wikipedia. Perché Wikipedia, vedete, ce ne sono dappertutto su Wikipedia. Roma Repubblica. Proviamo a prendere questa foto qua, ad esempio, su Roma Repubblica. Ci interessa questo palazzo di Roma. Allora, come voglio utilizzare questa fotografia? Clicco sul sito di Repubblica. Ecco, che cosa posso fare di questa fotografia che sta sul sito di Repubblica? Tecnicamente, clicco col tasto destro, copia immagine, copia, salva immagine con nome, me la scarico ce l'ho sul mio computer. Però dal punto di vista legale io purtroppo mi devo adattare a quello che mi dice il sito di Repubblica. E se vado a guardare in fondo, perché purtroppo questa cosa qua è in fondo ai siti, allora normalmente adesso probabilmente l'hanno pure spostato,
Qua sotto trovate le licenze con cui possono essere utilizzate le cose che trovate su Repubblica, cioè sostanzialmente non avete alcun diritto di utilizzare le cose che stanno su Repubblica, o dovete chiedere l'autorizzazione. Vi interessa questa foto, dovete scrivere alla redazione di Repubblica e chiedere se vi fanno utilizzare quella foto. Questo è il principio, perché Repubblica adotta il copyright, non adotta una licenza Creative Commons. Proviamo con un altro esempio. Chiudo questo adesso. Chiudo questo, vediamo se me la fa chiudere. Sì, è che i risultati ogni volta cambiano. Proviamo con questo palazzo qua, vediamo un po'. Rerum Romanarum, la costruzione del Palazzo di Giustizia. A qua mi dice, le immagini potrebbero essere soggette a copyright. Scopri di più? Vado a scoprire di più? Ah no, ok, qua mi porta ad approfondire il tema del copyright. Riclicco qua, scusate, ci sono dei link che tutte le volte introducono cose nuove. Allora, vediamo un po'. Questo è un sito che si chiama Rerum Romanarum. Posso prendere la roba da questo sito? Dove sta dichiarato? Dove sta dichiarato? Vediamo un po'. Ecco, Rerum Romanarum, riproduzione riservata. Sostanzialmente, vedete, la licenza del sito la applico anche alla fotografia. Perché sulla fotografia non c'è scritto niente, non c'è scritto, e quindi io mi devo adattare a quello che mi dice il sito. Non posso fare diversamente, non la posso utilizzare questa fotografia qua. Invece, per fare un esempio più utilizzabile, prendiamo la prima foto. Questo è il Palazzo di Giustizia e questa foto sta su Wikipedia. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio. La foto fa da corredo alla voce enciclopedica di Wikipedia. Allora, Wikipedia che tipo di licenza usa? Intanto andiamo a vedere che tipo di licenza usa Wikipedia. Ingrandisco. Wikipedia utilizza una licenza, guardate un po', il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo. Possono applicarsi condizioni ulteriori, va bene. Vediamo un po' la licenza Creative Commons che ci dice Wikipedia qual è. Andiamo ad aprirla qua col tasto destro. Sostanzialmente, guardate che tipo di simboli usa Wikipedia. Usa la doppia C seguita dall'omino dal simbolo della freccia all'incontrario. Quindi noi siamo liberi di condividere, modificare alle seguenti condizioni. Citare la fonte e mettere la stessa licenza all'eventuale modifica o riproduzione. Vedete, Wikipedia, tutta l'enciclopedia Wikipedia è rilasciata con questa licenza qua, ma la singola foto potrebbe avere addirittura una licenza ancora un po' diversa. Clicco sulla foto e guardate un po' qua, quando vado a cliccare su ulteriori dettagli, mi viene detto che la foto Roma 2011 bla 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 è stata fotografata da Sergio D'Affitto e rilasciata con una licenza CC BY SA, quindi la stessa di Wikipedia, sostanzialmente. Dopodiché ci spiega come è stato possibile che Sergio D'Affitto abbia potuto fotografare il Palazzo di Giustizia. Voi lo sapete che non si possono fotografare i monumenti proprio, cioè si possono fotografare tranquillamente, però non si possono rilasciare le proprie fotografie a scopo commerciale, ad esempio. Quindi come abbia potuto Sergio D'Affitto, ad esempio, rilasciarla con una licenza come questo tipo, è materia sulla quale ci dobbiamo interrogare. Non dobbiamo sottovalutare nulla. Non possiamo prendere la fotografia, secondo me, se non siamo certi al 100% che possiamo utilizzarla eventualmente anche a scopo commerciale. Da quello che c'è scritto qua sembrerebbe di sì, però ripeto, io mi farei un'indagine un po' più approfondita, perché è molto complicato utilizzare la roba degli altri, soprattutto la roba di, in questo caso, anche di pubblica, utilizzare il patrimonio pubblico senza chiedere alle amministrazioni. Allora, ultima cosa che vi faccio vedere negli ultimi 5 minuti. Se dobbiamo cercare una foto su Google, Palazzo di Roma, rifaccio la procedura. Scrivo Palazzo di Roma e do l'invio. Dopodiché mi porto sulla sezione immagini e dico ok, mo mi posso guardare io migliaia di immagini per capire come funzionano le licenze su queste immagini, se c'è una licenza piuttosto che un'altra.
No, non c'ho tempo. Allora, a questo punto, Google mi mette a disposizione, sotto il menu strumenti, clicco su strumenti, mi mette a disposizione un sottomenu con l'indicazione dei diritti di utilizzo. Allora, sostanzialmente vi consente, ci consente di filtrare le licenze in base alle licenze Creative Commons oppure in base ad altre licenze. Scegliamo di selezionare le fotografie rilasciate solo con licenze Creative Commons e vediamo se cambiano i risultati. I risultati cambiano e se andiamo a vedere le fonti sono tutte Wikipedia, Wikimedia, anzi no, guardate, compaiono anche altri siti. Ad esempio questa immagine qua sta su un sito che si chiama pixvr.com. Non c'è solo Wikipedia o altre fonti simili. Ad esempio questa è su pikist.com. E noi siamo quasi sicuri che queste foto, siamo quasi sicuri perché appunto bisogna, noi siamo tenuti, a, siccome non le abbiamo fatte noi le foto, dobbiamo essere sicuri che la roba che andiamo ad utilizzare abbia effettivamente, ci conceda qualche diritto. E ripeto, bisogna andare a fondo, sì, nel singolo dettaglio, perché i cavilli si nascondono ovunque. Il diritto d'autore è una cosa davvero complessa. Allora, prendo questa foto qua in basso a destra, adesso Palazzo Venezia, non so, Venezia, Roma, Monumento, clicco qua, mi porta su Pixabay, mi fa vedere questa foto di un palazzo e mi dice che il download è gratuito e che la foto è libera per usi commerciali e che addirittura non sono tenuto neanche a citare la fonte. Allora, io non so che cos'è questo palazzo, non l'ho mai visto. È probabile che chi ha scattato la foto si sia assicurato che nessuno dei proprietari di questo palazzo, che siano proprietari pubblici o privati, io non lo so, gli abbiano con qualche modo comunque consentito di fare questa cosa e di rilasciare la foto con in questa modalità. Però, ripeto, non è affatto un tema semplice, capite? Se le cose le avete fatte voi, allora potete decidere di farle circolare liberamente e dichiarare esplicitamente quelle, le vostre intenzioni. Se le robe le hanno fatte gli altri, voi dovete fare, come dire, ricerca, fino a che non avete la sicurezza al 100% che i lavori che state pubblicando, come dire, vi consentono di... vi danno qualche diritto. Adesso vediamo un po'. Quindi se uso foto opere d'arte per scuola, basta che cito di chi è opera d'arte il museo, non occorre citare quello che ha fatto la foto? In questo caso, beh certo, se fai la foto di Goya, voglio dire, che cosa hai fatto? Hai fatto una foto di Goya, l'opera dell'ingegno l'ha fatta Goya, non l'hai mica fatta tu che hai scattato, hai fatto un click su una macchinetta fotografica. Direi di sì, a meno che non hai aggiunto qualcosa, che ne so, c'è un'ombra, un gioco di ombre particolari, però insomma, usare, non mi viene in mente Goya, ma però, scusa, prego. Matteo, per esempio, Tommaso. Ci sono molte foto di opere d'arte che tu trovi, che sono nell'archivio di Allinari o nella Fondazione Zeri. Lì che fai? Cioè devi dire che... Devi citare la fonte e devi capire quelle, come sono state, come vengono fatte circolare, perché magari sono vivi ancora i fotografi. Cioè, ripeto, se tu fotografi un'opera d'arte del 500, del 600, dell'800, tanto sì, quelli sono morti gli autori, certo. Hai fotografato l'opera d'arte e l'opera d'arte è l'oggetto della fotografia, non è la tua fotografia. Sì, no, ma quello non lo metto in discussione, cioè io metto in discussione il fatto che molte volte, no? Sì. Siccome opere d'arte, palazzi, come in questo caso, li consideriamo un bene comune, noi prendiamo la foto e diciamo ai ragazzi, questo palazzo... No, non è così, ecco. Non è un bene comune. Cioè sì, sono beni pubblici sono diversi dai beni comuni. Un bene comune è una forma giuridica anche diversa dal bene pubblico. Questo Palazzo Venezia è sicuramente un bene, palazzo come si chiama? Scusate, io, Palazzo Ducale di Venezia è sicuramente un bene pubblico, ci mancherebbe altro, però se vuoi utilizzare l'immagine del Palazzo Ducale devi chiedere l'autorizzazione all'amministrazione di Venezia, l'amministrazione pubblica di Venezia, non puoi andare a fare... Cioè, ripeto, le fotografie le puoi fare, ma non le puoi fare
a scopi commerciali, ad esempio. Sì, capito? Devi chiedere le autorizzazioni. Quindi, ad esempio, siccome molte fotografie vengono utilizzate per scopi commerciali, spesso ci si caccia nei guai senza saperlo. C'è il rischio di cacciarsi nei guai anche senza saperlo. Allora, io mi rendo conto che davvero solo, come dire, io spero di avervi dato qualche spunto, qualche suggerimento, qualche spunto di riflessione, perché non si può esaurire in due ore il tema della proprietà intellettuale. Ripeto, ci sono fior fior di università che lavorano solo su questo, su questi temi, quindi, però questa è la materia di studio, cioè l'educazione civica va fatta su questi temi qua, perché oggi tutti maneggiamo opere dell'ingegno senza la consapevolezza di tutte le combinazioni possibili che questo utilizzo può generare. Allora, fin tanto le cose vanno bene, nessuno ci viene a chiedere conto, ci sembra che tutto vada liscio, però come può succedere spesso? Apri un'attività, apri un bar, apri un'attività di grafica, quello che è, prendi la roba degli altri senza sapere bene quali diritti hai e chiudi l'attività, fallisce la tua impresa. Molte imprese in Italia falliscono perché non sono state capaci di gestire bene il diritto legato alla proprietà intellettuale, quindi al diritto d'autore, ai marchi e poi ai brevetti, che è un'altra cosa ancora. Però la proprietà intellettuale è davvero un problema sociale fortissimo. Ripeto, la povertà e la ricchezza oggi è determinata dalla proprietà intellettuale, non è determinata dal possesso delle pecore o delle mucche o degli appartamenti. Cioè, anche, sì, quello anche, però non è quello che fa diventare ricchi oggi. Ci rendiamo conto, penso, di questo. Siamo nell'epoca digitale, non siamo più nell'epoca Gutenberg o altre epoche, insomma. Il quadro di civiltà è questo. Allora, spero di avervi dato qualche spunto. L'ultimo spunto che provo a darvi è chiudo mostrandovi naturalmente la scheda di progetto di questa lezione di oggi, che sta dentro la cartella condivisa con voi, quindi dentro la cartella Educazione Civica Digitale Fano, Corso Sofia 2020. Allora, qua dentro voi trovate la scheda del corso di oggi. C'è qualche refuso, scusate, lo tolgo. Come si applica il diritto d'autore alle opere dell'ingegno? Il corso non sono massimo 15 partecipanti, ma in realtà potete fare l'esercizio, come avete visto, anche con 50 persone. Contemporaneamente, il tipo di esercizio può essere fatto davvero a qualsiasi età. Sul diritto d'autore io vi invito a ragionare già dalla prima elementare, facendo degli esempi semplici. Poi i bambini sono generosissimi in linea di massima, sono subito disposti a condividere. Qua ho lasciato troppi refusi, scusatemi, non ci fate caso, lo correggerò, perché la durata della lezione oggi è stata di 2 ore, non di 90 minuti. Comunque abbiamo provato a fare un compito di realtà, con una metodologia il più collaborativa possibile, tenendo conto che siamo in un ambiente digitale, quindi scrivendo di fatto, io parlando e voi scrivendo, valutazione, vabbè, lasciamo perdere, le risorse usate. Allora, come mappatura delle competenze, voi capite che su questa questione della proprietà intellettuale c'è proprio la competenza, praticamente, la competenza di cittadinanza, quindi competenza digitale, imparare ad imparare, consapevolezza ed espressione culturale per quanto riguarda la raccomandazione europea. Per quanto riguarda le indicazioni nazionali, voi su questo nelle indicazioni nazionali non trovate niente, eppure è il cuore della conoscenza, della società della conoscenza. C'è veramente pochissimo riferimento a questi temi, probabilmente vanno aggiornate. E Piano Nazionale Scuola Digitale ci sono naturalmente dei riferimenti a questo tema, se non altro in termini di risorse educative aperte. Per quanto riguarda la legge invece del 20 agosto 92, quindi quella sull'educazione civica digitale, gli ancoraggi naturalmente li andiamo a fare sempre sul discorso dell'analisi delle fonti, l'interazione attraverso varie tecnologie, informarsi e partecipare al dibattito pubblico, conoscenza delle norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali, no? E, vabbè, non è solo un fatto di comportamento, è un fatto anche proprio di
come dire, di cittadinanza, no? Non è solo un fatto di attitudini, qua si tratta di rispettare la legge. Cioè, quando io vi ho fatto la domanda se la fotografia, all'inizio la domanda era: la fotografia è mia o è di tutti o è di Facebook? Voi avete risposto la maggior parte che è di tutti. Quindi, cioè, sappiamo che, insomma, ci abbiamo da studiare, da lavorare tantissimo noi, e soprattutto dobbiamo far lavorare i nostri ragazzi. Perché con questa roba qua, secondo me, poi loro possono davvero anche incuriosirsi. E siccome fanno video e fotografie continuamente, a tutte le ore, ragionare su questo tema a loro gli interessa un bel po'. Questo ve lo posso garantire. E adesso io chiudo la presentazione, provo a guardare qualche viso, spero di incontrare qualche vostro viso. Sì, c'è ancora qualche sopravvissuto. Se ci sono delle domande, sono a vostra disposizione, ma siamo andati già ben oltre le 5. Naturalmente i colleghi possono anche interrompere la condivisione. Do intanto buonasera a tutti, resto in chat se qualcuno vuole fare delle domande, però appunto chiuderei la registrazione. Grazie intanto ai colleghi.